Vieni Marina, corri! Addio, ciao, Formentera, ciao bel mare, ciao spiaggia! 10 punti dove mi fa più male, faccio un po' più. Ah, mucchina! Quanto hai con lui? A quel momento in cui ci siamo persi. Questo è un nuovissimo vlog da Formentera. Sarà probabilmente l'ultimo vlog prima del Q&A che farò, anche perché oggi è il penultimo giorno, domani partiamo a Marinara. Sono quasi mezzogiorno e mezzo, adesso andiamo a fare un prendettino semplice con una piadina, poi alle 1.30 andiamo dal tatuatore che devo farmi il tatuaggio. Ho deciso che me lo farò qua, sulla caramiglia. Come avevo annunciato è la lucertola, che è il simbolo di Formentera, modificata un pochino in stile maori. Mi sto cagando addosso, spero. Il plan è che deve essere curato da una fissa del tatuaggio, quindi domani in spiaggia mi sa che non potremo venire, non potrò fare il bagno, oppure devo trovare un metodo alternativo. Sì. Non so neanche quanto spenderò, fatto sta che io già lasciavo 50 euro di una parra, quindi spero massimo 150, 200, no, 1 euro di più. Andiamo a mangiare? Stamani siamo stati fuori in spiaggia perché il tatuatore ha messo appuntamento alle 13.30, quindi non ho momento il libro che avevo. Già che ci sono l'elenco del programma di oggi. Dopo il tatuaggio, se era decente, torniamo un attimo sulla spiaggia, ma senza fare il bagno. Dopodiché andiamo al faro Cap de Barbaria, che è l'altro faro di qua dell'isola, dove vedremo il tramonto direttamente dall'interno di una grotta che è scavata nella montagnola. Poi andremo a mangiarci una pizza sulla spiaggia per festeggiare l'ultima serata qua. Più volte lo dico, mi fa triste. Ciao Formentera, ciao bel mare, ciao spiaggia. Oggi era bellissimo il mare, neanche un'alga. Guardate Ganzo, c'era andata la pietra e il caffè con dentro le piantine. Hai mangiato ieri? No, la prima volta che mangiamo così presto. Sono le 12.33, no? Quindi sembra che razza. Cosa ti mancherà di più da questa vacanza, Marina? Andarmi insieme. Io pensavo alla rucola e grana. Ma questo significa solo per dopo rotoli o cosa? Non funziona. Anzi. Rotoli. Io prendo brrr. È stata una cosa così tecnica. Io non lo dico. Cosa? Quello si io prendo l'alpino. Specchio il brutto. No, aspetta, quella che mi ha letto una con il Filadelfia. Pavona, il rotolo. Ah. Prendi il picco di no, io prendo. Brr. No, rucola e grana. C'è l'insalata? Beh. Quando metti il filtro sbagliato su Instagram. Boh. È necessario cercare 10 punti dove fa più male, fare sempre fare. Io fa male. Caviglia. Addio piedino. Sì, ma la coda lucertola parte sulla caviglia, sulla pallina della caviglia, si allunga sulla carpaccia. Allora? Non ce la farò mai a farlo, se vedo andrò via piangendo. Non so, il tuo marino ma io. Orgasmi. Ma che brifuso. Dovevo pesarmi prima di partire e ripesarmi quando ero tornato per capire quanto non lo so. Servono energie che devo sopportare. Non ti vedo stare male, ma cercando. Ultimo salto in casa per prepararsi psicologicamente, magari pulirsi il piede nello sporco. Tenere una croce, fermiamola. Siamo arrivati, sto già pagando addosso. Mi ricordo il dolore. E perché lì c'è una sega? No, sta tranquillo. Mi auguro abbiate visto qualcosa con il cellulare, la rimanere per riprendere qualcosa. Ho finito. Faccio io. Questo è il tattoo. Poi andiamo a casa. In realtà dobbiamo trovare la farmacia, però questa qua era chiusa, quindi dobbiamo trovarne un'altra. Abbiamo fatto amicizia con il abbiamo fatto amicizia, è vero. Ciao, dolore cane. Allora, pausa rifocillante. Faccio un chicchetto con la lampina. La mucchina. Io tuo capo. Elimina fino al 99,9% di batteri, funghi e virus. Vedi lo 0,01% ai continenti il SARS. Il morso a lungo. Siamo stati alla ricerca dello scotch di carta. Dobbiamo trovare solo una benda del cavolo. Tra poco andiamo in albergo, quindi sacco il tatuaggio e ve lo faccio vedere per bene. Siamo pronti? Bene. Sì. E guarda che lì, ho perso un po' di sangue perché il normale è abbastanza grosso. Felipe, l'ha mai fatto? Quanto ci ha messo? Un'oretta? Un'ora circa. Cazzo, un'ora questa roba? Sta comprando la sfumatura? Adesso ragazzi, c'è tanto tempo. Guarda un po' la mano, un attimo. Ha lavato. Ha detto 10 giorni, qui è una sfumatura che piano piano comparirà. Anzi, qui c'è stata una parte più famosa del mondo, l'osso. Ma meno male a poco. Praticamente qua sotto ha fatto come se la coda della lucertola entrasse all'interno della mia caviglia, vedete che sopra c'è fatto la sfumatura. È sul tavolo, mi piace veramente tanto la lucertola. Il particolare sarebbe il simbolo di Formentera.
Io mi ricorderò per sempre di questa meravigliosa vacanza. E ricordatevi sempre, Lucerto le ama non solo. Sono le falangette. Ora, dopo che l'avete sciacquato, ho visto la crema, mi compro in farmacia il Bepantol. Fatto apposta per i tatuaggi, perché ci ha detto, ho fatto un tatuaggio, che la vedo quest'altra. Devo coprire tutto quanto, e adesso mettiamo la plastica. Questa è la parte più semplice, copriamolo sopra e anche sotto. E mi dica la cremina? Certo. Non sei resistente, non sei resistente. Questo lavoro l'ho fatto per 3-4 volte ogni giorno per tenerlo dove ci deve. Ci siamo riposati un po', abbiamo fatto la merenda, avete visto. Ora tutti gli ingheri, andiamo al Cap di Barbarian, dove ci dovrebbe essere un ulteriore faro. Poi andiamo a casa e si fa una pizzata sulla spiaggia. Come al solito, noi a fare le corse per non perdersi il tramonto, perché quello se ritardi lo perdi. Ci siamo però, guardate qua. Porca puttana. Stavano andando tutti verso il faro. Poi abbiamo visto che c'era questa scorgenza sulla destra, questo sentiero fatto a forma di vertebra di moffetta. Siamo passati a parte una strada di campagna piena di animali, con l'attraversamento mucche segnalato. Come vi dicevo, fanculo il faro di Cap Barbarian, ci andiamo dopo. Ma adesso andiamo a piedi lungo la scogliera e ce lo guardiamo da qua giù. Probabilmente ci sono anche serpenti. Aspetta, fammi controllare, magari c'è Ekans, Squarbok. Tra poco il sole scenderà da quella lì, che non è una nuvola ma una cappa di nuvole, di smog, qualsiasi cosa. Sì, amore, non è una nuvola, è smog. Penso di sì, guardate che colori assurdi. Qui di notte, amore, deve essere incredibile con le stelle. Il tatuaggio sta benissimo, non mi fa male per nulla. Ho dovuto ricomprare la plastica perché l'ho rovinata tutta. Vieni, Marina, corri. You judge, oh no, take me free. Ho sta canzone in testa, raga, ma col buco. Secondo te dobbiamo salire di qua o andare per giù di qua? Vediamo. Non lo so. Secondo me dritto per dritto è la cosa migliore. Senti. Cosa? Il silenzio. È abbastanza inquietante immaginare che qua sotto c'è una scogliera come quella laggiù. Però direi che ne vale la pena. Oh, adesso mi dicono benvenuto in Spagna. Mi prendono per il culo. Ora vi faccio un timelapse col cellulare, va? Guarda dove siamo, sul tramonto più bello del mondo. Time lapse pronto, forse. Con le rocce. Mamma mia. Bellissimo. È solo nostro quello che si tramonta. E di altri 1.700.000 persone. Quando il sole sarà andato giù, sarà tutto buio. Quando il sole è tramontato e tu ormai sei in ritardo. Porca puttana! Muoversi! Muoversi! Quel momento in cui ci siamo persi. Qui è tutto uguale, non si capisce nulla. Ma abbiamo neanche l'acqua, l'ho tolta allo zaino prima. Che cazzo è il motorino? Te l'avevo detto, lasciamo per terra una scia di sassolini e ritroviamo la strada. Una scia di sassolini. Cazzo. Vabbè, comunque c'è la strada lì, quindi tanto lontano non si è. Falso allarme, motorino ritrovato. Quanto sarebbe stato l'autobus? Sì, volevo un cappello, ma sa che gliel'ho trovato. Ci sono un bordello laggiù in fondo. Inutile comprarlo, sa che lo prendo da lì. Questo posto è molto carino. Tutte queste cose appese, con moto, locandine. Prendiamo il premio per la cosa più romantica del mondo. Ci siamo apparecchiati con il telo comprato l'altro giorno, qui in mezzo alla spiaggia. Là c'è la passeggiata di Espujol, tutti gli ristoranti. Qua ci sono le barche e il mare, come dovreste vedere. Qui non c'è niente, ci siamo solo noi. Ah, tutti quelli che ci guardano, sì, vabbè. Ovviamente, vediamo vestiti col vestitino e la giacchettina, cioè la camicia, e mangiamo le patatine e la pizza. Food porn. Quanto è buona la pizza. Buona pizza, io. Oggi è molto più buona. Addirittura. Un appetito, ragazzi. Marina, sei così magra e ti vedo lo scheletro. Ah, no. L'altro bottino. Quando arriva lo squalo ad ucciderci come nei film? Non arriva. Il serial killer con la mazza da baseball chiodata? No. Neanche lui. Ok. Tutti che pagano un sacco di soldi per mangiare la pizza nel ristorante davanti al mare. Noi siamo dentro al mare. Come volete di più? Si vede solo una stella. Anche gli altri ne prendono. Due. Tre stelle. E la Maria. Cari amici, questo vlog termina qua. Si sta pure scaricando la batteria. Sembra quasi un segno del destino. Quello che avete visto era l'ultimo giorno. Domattina registreremo il FAQ. Faremo un giro in motorino perché non possiamo andare in spiaggia. Visto che c'è il tatuaggio. Guardate quanto è carino. Tutto in cielofanato. Andremo a nascondere il nostro ombrellone. Se qualcuno di Formentera trova l'ombrellone,
voglio una foto, c'è una scena scritta sopra, quindi non barà. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi abbia divertito. Se questo è stato spolliciato, commentate, condividete, se cliccate sul canale, ci vediamo al prossimo video e anche al prossimo viaggio. Con la stampa di è tutto. Saluta. Buone. Ancora.